Se non sapete chi è Mamma Agnese, è una mamma che appare alle famiglie. Si presenta specialmente ai figli, nelle ore buie della notte, negli angoli più bui della casa, quando le luci sono spente. È una mamma che in realtà sorride, ha un sorriso veramente inquietante, e poi dopo cerca di isolare, fingendosi i propri genitori. Dice: "Ehi, ciao, io sono tua madre." Ma ovviamente nessuno è così stupido, cioè ognuno sa riconoscere i propri genitori. E quindi molte persone la stanno sempre più avvistando ogni momento che passa. E io in questo video vi farò vedere una delle sue tante case e posti segreti. Però mi sa che questa cosa me la farà chiamare e apparirà di nuovo sotto casa mia. Dannazione! Però devo per forza farvi vedere, perché è completamente fuori di testa. Si dice che questa è la casa vacanze di Mamma Agnese. Infatti mi sa che la vedremo qui in giro, ragazzi. La scorsa volta avevamo visto, mi pare, la sua casa, ma questa volta qui lei ci nasconde quelli che fa fuori, ragazzi. Porca vacca, infatti. Se mai ci, insomma, troveremo nella situazione di trovare qualcuno. Qua c'è pure uno schemi di toilet. Beh, mi raccomando, ovviamente teniamo a mente che Mamma Agnese è completamente pazza. Oh mio Dio, mi sa che sono qua le cose, ragazzi. Adesso ci andiamo fra poco. Esploriamo prima qua fuori, perché prima si esplorano fuori per vedere se ci sono tutti gli indizi necessari. Queste mappe ritraggono perfettamente la realtà, ragazzi. Oddio, non stavo per morire a caso. Qua c'è pure una barca, forse. Ma sta su un'isola deserta per caso lei? È perché evidentemente per nascondere tutte quelle persone lì va su un'isola deserta, vero? Eh sì, qua c'è un porto pure, con una nave pronta a partire per il mare. Però probabilmente qui dentro ci sono un sacco di cose brutte. Ah, qua lei sì, intanto si gode il mare, mentre le persone da quella parte vengono uccise. Cioè, bruttissima storia, guardate, non ve lo racconto nemmeno, porca vacca. Che paura, questa qua è pazza, ragazzi, ma perché fa così? E poi voglio vedere anche all'interno della mappa. Però prima mi incuriosisce questo pozzo, quindi entriamo dentro. Ok. Che dannazione c'è qua? Aia, mi sono fatto male! Dannazione. Ok, allora ho acceso la luce. Che vi avevo detto, ragazzi? Che caspita vi avevo detto? Qui ci sono i corpi, purtroppo, delle persone che fa fuori. Ma cosa fa? Ma è pazza! Dannazione, ma qui che cacchio hai in mente? Fermi tutti, ho paura che comunque arrivi qua. Ragazzi, sarebbe veramente terribile se arrivasse davvero qua. Cioè, qua praticamente lei... Cos'è che nasconde? 33? Ah, praticamente questa cosa qua si dice che è un liquido infiammabile, no? Quindi... Però, non so, sarà tipo qualche sorta di combustibile, immagino. Per chissà cosa, forse un macchinario, forse per la sua nave. E invece qua che cos'è che c'è? Perché qua c'è un'altra porta, mi pare. Dannazione, ma questa sembra una stanza di controllo. Ma che cosa fa? Ma è pazza completamente, ragazzi. Questa è una stanza di controllo per... probabilmente, non so, altri suoi piani. Questa è una linea... Peraltro anche un... Mi pare una linea di comunicazione oltre che di controllo. Una linea di comunicazione segreta, dove non ci sono solo i telefoni, ma anche chissà cosa. Ragazzi, ma è finita sta roba! Porca vacca, ma che cosa sto vedendo? No! Oh mio Dio, ma dove siamo finiti? Ma questa cosa è infinita, ma che caspita ha costruito? Ma qual è il senso di fare questa cosa? Forse perché voleva proteggere questo posto, perché evidentemente nasconde qualcosa qui. Ma che schifo, ha fatto un suono orribile, cos'è stato? Allora dice, attenzione, esplosivi. Poi c'è un signore con l'ombrello, o è lei, ma questo mi sembra più un signore maschio. Forse è uno di quelli che ha ucciso, però mi sembra un tizio losco questo, ragazzi. Un tizio strano, quindi magari forse è un suo complice. E qua che cos'è che c'è scritto? Resisti. Resisti, c'è un tizio. E poi qua continua peraltro. Oh, dannazione! Porca vacca! Ma questo qua è completamente pazza. Do VC, non so cosa voglia dire. Forse che deve andare al VC. No, allo schibi di toilet. Ok, qua non si può salire. Vabbè, mi sa che facciamo prima senza drone. Facciamo così. Ah, e da qui si esce. Ok, ho capito. Allora andiamo direttamente davanti alla casa. Ok, ho paura che comunque che se vado così in questa modalità mi uccide, purtroppo.
Perché potrebbe essere qui all'interno della casa, ragazzi. No, ti prego, mamma Agnese, non stare qui. Non stare qui, che brutta. Megs, pensavo ci fosse scritto Agnese per un secondo. Gli sto distruggendo il frigorifero. Ah, 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 ah. Tanto comunque tu sei una pazza. Completamente pazza, 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 pazza. Guardate qua. C'è anche una lavatrice. Pem, pem, pem. Distruggo tutto io, non mi interessa. Perché è veramente una pazza questa mamma Agnese. Che non è un, non so se è una mamma. Non ho informazioni su questa cosa. Forse era una mamma, ma poi è morta. Non so, ragazzi. E questa è casa sua, dannazione. Questa cosa è veramente stranissima, eh. Questa cosa fa veramente paura. Guardate, qua c'era la vasca dove probabilmente lavava i cadaveri che uccideva. Secondo me, poi dopo non lo so, magari mamma Agnese non era così pazza, però secondo me sì invece. Lo sapevamo tutti cosa faceva, lo sappiamo, lo sappiamo. Quella là è completamente fuori di testa, E poi qua c'è un'altra stanza identica, ma poi dimmi chi cacchio ha delle stanze identiche nella casa. Cioè poi magari è una cosa normale e non sono io normale, non so, Però identica, praticamente identica, identica. Cioè, è strano, no? Ah, qua c'è qualcosa, Sembra essere tipo come una sorta di non so cosa dove si scrive, quindi una pergamena o qualcosa del genere. Però non mi sembra il materiale. Secondo me comunque nascono un sacco di segreti. Qua che cacchio c'è? Si esce dall'altra parte. E qui mi sa che manca solo una cosa, una stanza. Ah no, ok, di qua si esce. Però prima mi pare di aver sentito qualcosa. No, no. No, ragazzi, mi sa che è lei quella, vero? L'avevamo vista anche nello scorso video, in queste dannate mappe. E lei? Cosa si è intrappolata qui dentro, per caso? Ma poi non ho capito perché ha uno schibi di toilet così grande. Ma porca vacca, ma avete visto? Oh mio Dio! No! No, 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 per favore, vai via. No, 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 paura, 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 paura. Via, 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 via. Ok, no, 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 io volo, non mi interessa. No, è brutta. Ma come ha fatto ad arrivare a me? Come mi ha preso? No, nasconditi in casa, nasconditi, veloce, 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 veloce. Tanto non può aprire le porte, stupida, in teoria, forse, non so, magari adesso apre le porte e mi uccide. No, ho paura che invece le possa aprire le porte. Ho paura che... via, via, via. Andiamo al piano di sopra, tanto qui non ci succederà niente, vero? Madonnazione, che pazza che è questa qua. Mamma Agnese, ragazzi, se la vedete, scappate immediatamente. Oh, dannazione. Cavacca, che spavento. Allora, io me ne starei qui dentro e da qui non uscirei più da questa mappa del cacchio. Porca di quella vacca. Dannazione, ragazzi, l'ho risentita qui fuori e praticamente qui, ne sono sicuro. Ogni volta che giochiamo a queste mappe non dobbiamo mai giocarci. Non giocateci mai, mi raccomando, è importantissimo perché è pericolosissimo. Perché poi si presentano le varie entità, bla 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 bla. È orribile, porca vacca. Dannazione, come facciamo adesso se abbiamo mamma Agnese di nuovo nel giardino? Adesso vedremo che cosa farà, no? Vedremo che cosa farà, vediamo. Ok. Oh mio Dio, quella è mamma Agnese, guardate! No, 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 ti prego! No, togliti, togliti, togliti! Mi sa che è entrato nel mio appartamento, cioè tipo nel mio condominio. No, ti prego, perché devo entrare? Dannazione, adesso come faremo con mamma Agnese dentro il condominio? Vabbè, tanto magari va dai vicini, non è che va per forza da me, no?